21 maggio il giro arriva in Veneto ed ufficialmente diventa operativa la control room per la gestione della viabilità in modo integrato. Il viaggio, così l'hanno spiegata, diventa un unico percorso attraverso diversi tratti stradali gestiti da differenti gestori, ma il canale di comunicazione attraverso l'app è lo stesso. Il modello di collaborazione tecnologica già sperimentato con i mondiali di sci di Cortina di fatto ha messo insieme ogni informazione per gestire le strade del Veneto. Sarà operativa fino all'ultima tappa, quella del 24 maggio con arrivo a Cortina. Qui abbiamo voluto allargare, abbiamo coinvolto due regioni, la regione del Veneto e la regione del Friuli Venezia Giulia, abbiamo coinvolto tre concessionari stradali, la Brescia-Padova, concessione autostrade e autovie venete, e abbiamo coinvolto i tre player principali della viabilità di rilievo che sono ANAS, Veneto Strade e Friuli Venezia Giulia Strade. Uno strumento che potrebbe trovare applicazione anche in altri settori, dalla sicurezza, come sottolineato dal questore, alla meteorologia fino alla pianificazione vera e propria del viaggio. Gli utenti diventano loro stessi dei fornitori di dati, perché attraverso l'app dialogano con i gestori infrastrutturali e attraverso l'app permettono a noi che gestiamo di avere in tempo reale o di avere delle osservazioni su alcune nostre situazioni. Diciamo che oggi si apre una finestra verso quello che sarà la gestione futura della mobilità a livello internazionale.